Bene, buonasera a tutti. Io ringrazio il Ministro Bonetti, saluto i ministri presenti, ringrazio la Task Force per questo importante lavoro. Quello che affrontiamo oggi è un tema assolutamente centrale che va affrontato nel più breve tempo possibile. Il tema, per fortuna, come ci ha annunciato anche il Presidente Conte, ma è stato oggetto ed è oggetto anche di un'attenzione europea. Noi come Paese ci troviamo indietro rispetto ad altri, ma forse più avanti rispetto ad altri ancora, ma abbiamo delle sfide importanti da portare a segno. E il centro della sfida è l'empowerment femminile, e per fare questo dobbiamo affrontare dei punti che già insieme al Ministro Bonetti all'interno del Family Act sono già attenzionati, ed altri che vanno condotti insieme. C'è un grande tema che è il tema della inattività delle donne, con una particolare incidenza nel Mezzogiorno d'Italia. Quindi lì abbiamo dei dati che ci dicono non solo che c'è appunto una forte percentuale di donne inattive, ma a volte non sono solo donne che hanno necessità di una formazione o di un reskilling o di un upskilling, ma ci troviamo in percentuale inattive delle donne che di fatto hanno effettuato un percorso, e anche un percorso importante di studi. Quindi bisogna, e per quello già insieme al Ministro Provenzano stiamo studiando delle forme di aiuto per l'inserimento lavorativo delle donne. Ho già insieme al Ministro Bonetti nel Family Act stiamo pensando e abbiamo pensato a anche degli incentivi mirati per aiutare le donne a fare creazione in impresa. Ricordiamo che comunque il lavoro che si può portare avanti è un lavoro non solo all'inserimento dal punto di vista del lavoratore dipendente, ma anche autonomo. È importante anche l'accompagnamento e quindi l'aiuto a portare avanti l'impresa, ma anche tutti i servizi collegati. C'è un tema anche, il tema della pandemia, che potrebbe influire negativamente o perlomeno potrebbe influire più sul lavoro femminile. Spesso le donne lavorano in contesti che utilizzano ad esempio il part-time involontario, hanno dei salari più bassi, e quindi va fatto un intervento per innalzare i salari, per collegarli alla contrattazione nazionale collettiva, va fatto probabilmente un intervento su strumenti come il part-time ciclico, vanno fatti degli interventi per consentire a quelle donne, abbiamo avuto i dati anche dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e questo è un tema, uno degli altri temi che insieme dobbiamo affrontare, cioè la difficoltà delle donne subito dopo la maternità a rimanere nel contesto lavorativo. Quindi bisogna mettere insieme degli strumenti che consentano loro di poter continuare il loro lavoro in tranquillità, non caricarle, non far sì che abbiano sulle spalle il lavoro e il carico di cura. C'è un tema importante, un argomento importante che ci ha aiutato anche in questo ad affrontare la pandemia, questo per tutti i lavoratori, che è quello dello smart working. E lo smart working ci ha aiutato, ci potrà aiutare in futuro, potrebbe essere un elemento utile per consentire anche la flessibilità dell'organizzazione e dei tempi di lavoro della donna. Bisogna comunque però stare molto attenti a che invece non diventi uno strumento utilizzato per dare alla donna non solo il carico di lavoro ma anche il carico di cure, quindi raddoppiare le due cose. Bisogna ben bilanciarlo, è un ottimo strumento, può essere utilizzato però con i giusti accorgimenti.
E quindi so che c'è il grande tema, e ne abbiamo parlato anche in Europa, tante volte siamo state insieme anche in contesti europei, insieme al Ministro Bonetti, il grande tema della differenza salariale tra uomo e donna. Anche quello va affrontato e va affrontato subito. Ci sono dei disegni di legge in Parlamento, il Parlamento ha una grande attenzione, sia la Commissione Lavoro che appunto la Commissione Affari Sociali della Camera stanno lavorando su questi temi, quindi noi siamo molto contenti, li seguiremo e li seguiamo costantemente e faremo in modo di accompagnare il Parlamento affinché appunto queste proposte di legge si portino avanti e abbiano un risultato certo. E tutto questo ovviamente incide sulla possibilità poi di avere una famiglia, della natalità, perché incide sulla insicurezza della donna nell'avere un percorso certo, e quindi quello che dobbiamo fare è evitare questa corsa ad ostacoli cui la donna è sottoposta da sempre. Tutte le donne che sono qui presenti sanno quanto è, lo dico ma è così, quanto è più difficile, quanto sia difficile riuscire ad arrivare ad un obiettivo, benché poi lo abbiamo ben chiaro in testa, quanto sia più difficile rispetto invece a percorsi maschili. È così, è sempre stato così, è inutile che ci nascondiamo. Quello che dobbiamo fare è fare in modo che questo non avvenga più, ed è una questione culturale. È una questione che può essere accompagnata ovviamente dalle norme, ed è una cosa che ovviamente deve essere accompagnata, come giustamente diceva il Presidente Conte, dalle norme che poi devono essere applicate, devono essere possibili per tutti, quindi ci deve essere la possibilità per tutte le donne di poter usufruire di tutto quello che su cui appunto stiamo centrando la nostra attenzione. Io ribadirò continuamente il mio impegno su questo tema. Sono contenta insomma di poterne parlare con tutte voi, ringrazio la Task Force per questo importante lavoro e buon lavoro a tutte noi. Grazie.